Voci.fm, il sito delle voci. Spesso si ascolta una voce, ci piace tantissimo, e poi quando si vede la persona invece ci piace poco. Nel tuo caso la bellezza della tua voce coincide, no? Sì, non so. Iniziato subito con un complimento, contento? Grazie, sì, sì. No, decisamente, ti ringrazio. No, mi imbarazzo, ne ho i complimenti però. L'ho fatta apposta. Senti, ma quanto è importante la voce per un attore, oltre all'aspetto e ovviamente al talento? Ma guarda, la voce è lo strumento attraverso il quale un attore oggi si esprime, insomma, un personaggio vive di fisicità, vive di corpo, di voce, vive di sguardi. La voce è uno strumento, diciamo, in qualche modo principe, no, di questo lavoro. Se non ne hai padronanza e non hai la consapevolezza anche di come usarla, di come poterla gestire, mettendola a disposizione anche dei vari personaggi e delle diverse forme alle quali poi ti vai approcciando, no? Intendo dire il teatro o la serialità televisiva, il cinema o semplicemente una lettura o semplicemente il canto. Devi avere conoscenza e padronanza di quello che è uno strumento, della completezza di quello che è lo strumento e la fisicità. Quindi talento e preparazione in che percentuale? Ma guarda, il talento io credo che sia fondamentale. Io, non avendo avuto di chiamare chiaramente, il talento non è altro che una predisposizione verso qualcosa che, se poi non viene coltivato, non viene coadiuvato da studio, da una preparazione tecnica, da una preparazione culturale, da una preparazione, insomma, anche legata alla curiosità nei confronti dei fatti della vita, no? Rimane semplicemente fine a se stessa, insomma, per cui il talento è importante, ma conta decisamente di più la preparazione per certi versi. Il talento aiuta, ma credo sia decisamente in una fase iniziale, però può doversi affidare nell'arco di una carriera a qualche forma di estro legata al talento non aiuta mai. Un'ultima cosa, ti è mai capitato in teatro, in televisione no perché si taglia e si rifà, però in teatro ti è mai capitato che la tua voce ti ha tradito, non so, è andata via oppure per una cosa, un colpo di emozione, si è un attimo incrinata? Come ti sei ripreso? Ma guarda, mi è capitato quando mi sono trovato ad affrontare, quando si è anche un po' più se stessi, quando devi portare in qualche modo te stesso in scena o portare un messaggio. Sono fondamentalmente emotivo, adesso non è che abbia sbagliato eccetera, però quel filo di emozione nella voce viene fuori e viene percepito anche dal pubblico, da chi ti ascolta. Quando ho affrontato dei personaggi, insomma, in delle storie ben definite, ben protetto da una struttura drammaturgica, no, mi è capitato di andare in scena forse con un problema ad una gamba, con un raffreddore che limitasse in qualche modo l'uso della voce, però sicuramente non con qualche problema che mi impedisse di restituire al pubblico quello che era l'intento del personaggio o quello che era la funzione scenica. Da Giuseppe Zero un saluto agli amici di Voci.fm, un abbraccio grande. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.